Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino. Il tema allora aperto alla speranza, alla gioia di questa terza domenica di Avvento, la cosiddetta domenica del Gaudete. Il brano del Vangelo è quello di Matteo, al capitolo 11, in cui da una parte si presenta l'opera del Battista, dall'altra parte appunto il giudizio che Gesù dà di questo profeta, il più grande fra i nati di donna, ma il più piccolo nel regno dei cieli. Da una parte allora Giovanni e i suoi discepoli constatano la straordinarietà dei segni che Gesù compie, quei miracoli prefigurati dai profeti, ma dall'altra parte ne rimangono scandalizzati. Dall'altra parte, ecco, Gesù richiama nella sua azione profetica Giovanni Battista vedono nelle opere realizzate da Gesù quanto ecco è prefigurato dagli antichi, dai profeti, soprattutto da Isaia, questa predilezione del Messia per gli ultimi, i malati, gli emarginati, i peccatori. E a loro, ecco questa grande parola di speranza. Irrobustite le mani fiaccate. Rendete salde le ginocchia vacillanti, dite agli amanti, agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge. Addirittura parla poi della vendetta. Ma dall'altra parte, ecco, sia Giovanni che i discepoli hanno dei dubbi. Infatti, Giovanni fa chiedere: ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? E così può succedere anche noi nella nostra esperienza quotidiana. Crediamo, diciamo di credere, ma poi non comprendiamo l'operato di Gesù che ci invita a sederci con i poveri, a privilegiare gli ultimi posti, a preferire la carità all'orgoglio, la condivisione all'egoismo. Ecco, le opere di Gesù, quindi, invece di giudicare l'operato così come pretendono di fare i sapienti di questo mondo, Gesù guarisce. Gesù compie queste opere messianiche alla sua maniera. Così vuole che noi come credente e come Chiesa viviamo questo scandalo di operare nel mondo non secondo la mentalità dei potenti e degli arroganti, dei sapienti di questo mondo, ma secondo la logica di Gesù. Ecco allora che Gesù poi dà un giudizio su Giovanni Battista. Dice che è più di un profeta. Cosa siete andati a cercare nel deserto? Un profeta, ma lui è più di un profeta perché? Perché come precursore è chiamato a preparare la via del Signore. Ecco allora perché è più grande fra i nati di donna, ma è più piccolo nel regno dei cieli. Con Giovanni allora la grazia è soltanto inaugurata, prefigurata, ma il più piccolo, proprio per quello più piccolo nel regno di Dio, possiede questa sovrabbondanza della grazia, della conoscenza, del piano del Signore. Ecco perché allora Gesù vuole che noi possiamo essere come Lui, pietra d'inciampo, pietra di scandalo. Gesù ci indica che Giovanni non è soltanto una canna che viene sbattuta al vento dalle passioni o dai capricci dei potenti di quel tempo. No, Giovanni è una quercia ben piantata perché porta la giustizia, testimonia la rettitudine del chiamato che è capace di poter pagare questa coerenza fino alle estreme conseguenze. Giovanni quindi non è un uomo vizioso, un uomo di corte. Non predicherà mai nel tempio, anche se era sacerdote, ma predicherà nel deserto e la sua predicazione è rigorosa e limpida. Ecco, per essere grande, però Giovanni, anche noi dobbiamo comprendere che se vogliamo essere grandi, dobbiamo essere piccoli, umili, ma soprattutto il nostro modo di agire deve essere inserito nell'opera del regno, facendo nostra la volontà del Padre. È allora che l'avvento del Signore, ormai nell'imminenza del Natale, ci trovi come Giovanni Battista capaci di constatare da una parte
che la grazia del Signore ormai è apparsa all'orizzonte, ma dall'altra parte deve essere accolta da ciascuno di noi per fare diventare la presenza di Gesù criterio, giudizio, salvezza del mondo.